Alla fine la visita del premier Renzi sarà ricordata per le dure contestazioni, per gli scontri e per le manganellate. Nessun giro in centro, la sensazione di aver messo in secondo piano le problematiche della città dell'Aquila, nessun contatto con i giornalisti. Dietro le transenne, insomma, chi doveva lavorare? Dentro, la solita passerella. Quello che viene fuori all'indomani della visita di Renzi è che nella gestione dell'ordine pubblico qualcosa sia andato storto, un vero e proprio flop, con i manifestanti, i locali e quelli giunti dalla costa per Ombrina Mare che sono riusciti addirittura prima ad arrivare sino a Palazzo Fibbioni, sede del Comune dell'Aquila, e poi anche alla Villa Comunale, dove era atteso il Premier, che più volte ha cambiato il suo programma a causa degli scontri, per l'incontro al Gran Sasso Science Institute. I manifestanti non erano molti per la verità, 332 precari della scuola, Notriv, i momenti più violenti dinanzi alla Villa Comunale, dove la polizia ha caricato i manifestanti con le manganellate. Il bilancio alla fine della giornata è questo: due feriti in modo lieve tra i manifestanti, il naso rotto di una poliziotta, urtata davanti a San Bernardino da un collega nel tentativo di bloccare la corsa dei manifestanti verso Palazzo Fibbioni. Nell'Aquila blindata a ferro e fuoco, tutti hanno lavorato, fatta eccezione per i giornalisti messi da parte, che non hanno potuto far altro che scavalcare anche loro le transenne per tentare quantomeno di documentare la protesta. Sarebbero state tante invece le domande da rivolgere al Premier Matteo Renzi, dalla sua prima visita ufficiale all'Aquila dopo un anno e mezzo dal suo insediamento. Una visita che sarà ricordata non certo per i contenuti, ma soprattutto per le apparenze.